Ciao ragazzi, come va? Allora, sono le 7:17 di questo... Oggi è 3? Sì, mi sa che oggi è 3. 3 agosto, oggi è martedì. E sto registrando con il mio... Me l'avevo detto che mi ero comprato il portatelefono. Bene, sì. Comprato, è arrivato, ho sistemato ed ecco quindi la prima registrazione con il telefono bello fisso sul parabrezza, con ho le mani belle libere di guidare e quindi bene bene, vero? Bello stabile. Va bene ragazzi, fanno le chiacchiere, vi faccio vedere a me che sono bella questa inquadratura. Allora ragazzi, eccomi qua. Allora, dicevamo, è martedì e sono sulla A1 direzione Cesena, sto passando Parma e sto andando appunto a Cesena a consegnare dell'acqua che ho appena caricato poco fa a Caorso, un piccolo paesino vicino Caorso, a un'azienda di logistica. Allora oggi volevo parlarvi di questa settimana che si sta accadendo. Allora ieri era lunedì ovviamente e io dopo aver fatto un carico a Poggiorsini ieri mattina sempre di acqua ho lasciato il rimorchio al piazzale. Poi ho agganciato il rimorchio che ho tuttora e sono andato a caricare a Bitotto del materiale edile un po' trasandato che dovevo trasportare qui al nord, precisamente vicino a Reggio Emilia. Quindi sono partito ieri pomeriggio alle 3 e alle 12, dopo aver fatto la pausa, sono arrivato. Poi, siccome c'era la pausa anche dei magazzini che tornavano alle 14, ho dovuto attendere quell'orario, perché fino a quando ho scaricato, ho completato il tutto, ci sono fatte le 6 e sono venuto qui a caricare. Allora, a differenza delle altre volte, delle altre settimane, solito caricavo, a me scaricavo la consegna che facevo, che avevo preso dal sud, la portavo qui al nord, poi caricavo qui al nord per procedere a fare il viaggio di ritorno al sud Italia. Questa settimana invece, me l'aveva già pronunciato oggi nel video, questa settimana invece, dopo aver fatto la consegna di ieri, svolgerò delle consegne, delle cariche, delle consegne qui al nord, quindi farò una sorta di navetta qui al nord e sinceramente la cosa non mi dispiace affatto. Infatti io alle 9:30 arrivo a Cesena, posso tranquillamente riposare, mangiare, rilassarmi e dormire, giacché domani alle 12 ho la consegna, quindi ho ben 12 ore oltre di tranquillissima spaparamenta, come si dice, non so, vabbè, di rilassamento a Cesena. Mi fermerò ora, mi fermo alla torre di Cesena, il solito, dove mi posso domani mattina fare una bella doccia frescante, rigenerante, e poi con tutta calma rilassare un altro po' e poi andare a consegnare quest'anno. Poi non lo so domani dove altro mi manderà, ma sicuramente la stessa cosa che è successa oggi, dovrò caricare qui al nord e fare delle consegne sempre al nord. Quindi non farò il andrò va giù, su e giù dall'Italia, anche perché è molto stressante.
hai poco tempo per dormire. E io so, quindi questa bella, bella, una sorta di locale, di giornaliero, però invece di farlo giù, lo faccio qui, la prima volta che lo fa a Ginevrino, anzi l'ha già fatto la settimana scorsa con un altro collega, però io per me è la prima volta che lo faccio, quindi sinceramente come si prospetta la situazione mi sembra molto, molto positivo. Ripeto, alle 9:30 io arrivo a sera, alle 9:30 il dottor mi dice che arrivo a destinazione, però siccome io non mi fermerò a destinazione, sennò poi non ho modo di lavarmi domani mattina, quindi io mi fermo prima all'autogrill vicino a Cesena, in modo tale che poi domani mattina prima delle 12 con una fumata di sigaretta arrivo. Questa è una bella cosa. Ok ragazzi, questa è quella che vi volevo raccontare. Intanto vi faccio vedere. Ci si vede al prossimo video, dai. Ciao ciao.